se prendiamo i numeri assoluti, l'innovazione non ha mai diminuito il numero dei lavoratori. Chiaramente ha cancellato lavori in alcuni settori e ha creato lavori in altri settori. Dire che la tecnologia distrugge lavoro in sé non è una falsità. Dire che la tecnologia distrugge lavoro e non ne crea altro, così che il netto sia negativo, invece è profondamente sbagliato. Faccio un esempio molto banale. Il mondo dell'e-commerce che si è sviluppato negli ultimi anni ha avuto sicuramente delle conseguenze negative nei confronti dei piccoli esercizi commerciali, ma ad esempio tutto il mondo della logistica ha beneficiato tantissimo del mondo dell'e-commerce, perché chiunque oggi debba consegnare pacchi deve rivolgersi a questi, e parliamo di decine e decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Qui dopo il gioco è valutare se i nuovi posti di lavoro creati in questo caso nella logistica sono migliori o peggiori di quelli che si sono distrutti. Andiamo verso una fortissima polarizzazione dei posti di lavoro, per cui la tecnologia genera da un lato lavori con competenze molto elevate, grandi responsabilità e con ruoli di governance e di gestione di progettualità delle macchine, dei sistemi complessi, analisi dei dati, utilizzo, progettazione degli algoritmi, eccetera. Dall'altro dei lavori invece che sono quelli che ad oggi non possono essere automatizzati e che spesso sono quelli che richiedono le peculiarità manuali. Penso, per stare sul tema della logistica, se si potesse automatizzare tutto il mondo delle consegne dei pacchi si automatizzerebbe subito. Chi paga all'interno di questa polarizzazione? Due categorie. Quella bassa, perché è considerata sempre un po' in scadenza, cioè finché non automatizziamo anche voi vi teniamo lì e quindi non ci sono grandi investimenti, e soprattutto quella media, perché è quella che è ampiamente sostituita dalla tecnologia. L'operaio specializzato che aveva il potere di controllare una determinata area di produzione oggi è facilmente sostituibile da un algoritmo. Il primo elemento è riqualificare i lavoratori con intensità crescente a partire soprattutto dalla fetta più bassa. E da questo punto di vista una politica che secondo me è fondamentale oggi sono dei piani di alfabetizzazione digitale diffusi. A volte le imprese formano in modo molto specialistico per un determinato lavoro, ma una delle caratteristiche del mondo del lavoro di oggi è che sappiamo che le carriere sono sempre più discontinue, quindi forse a volte fare troppa formazione per le imprese anche in modo un po' egoistico, cioè io formo soltanto il mio e non formo anche in modo un po' più aperto, va a indebolire il mercato del lavoro. In Europa ha adottato ormai da diversi anni il sistema di formazione duale, quindi quel sistema di formazione che già durante il percorso formativo fa incontrare il mondo dell'impresa col mondo della scuola. L'Italia si posiziona a un livello abbastanza basso per quanto riguarda la qualità del lavoro che oggi abbiamo. Abbiamo molti lavoratori impegnati in mansioni di livello medio-basso, quindi soprattutto manuali, routinarie. Ci sono alcune idee, c'è coscienza di questo, ma ad oggi la situazione è ancora molto complicata. Thank you.
Il futuro del sindacato è un tema complicato. Noi avremo dei lavoratori di livello alto che tenderanno, probabilmente come già accade, a rappresentarsi da soli o a creare delle organizzazioni di rappresentanza, soprattutto nei momenti di difficoltà. A livello basso, invece, dove si giocherà sempre di più una lotta tra due dimensioni. Da un lato la dimensione della competizione internazionale, per cui tanti lavori di livello basso saranno sempre di più oggetti di dumping salariale e contrattuale internazionale, per cui il sindacato deve fare un passo avanti verso una dimensione che non è soltanto quella nazionale. Dall'altro, quello di sindacalizzare tutte quelle fette di persone, soprattutto nei servizi alla persona, che sono i servizi che stanno crescendo di più e che cresceranno di più, visto che la popolazione sta invecchiando, in cui solitamente c'è sempre un confine molto sottile tra lavoro regolare e lavoro irregolare, contratti che non sono quelli tipici e quindi un bacino che solitamente il sindacato ignora, perché il sindacato è tutt'oggi organizzato per rappresentare il lavoratore subordinato a tempo indeterminato, possibilmente di aziende medio-grandi. Nel mondo oggi mi sembra che si ragioni molto per catene globali del valore, per cui i paesi devono posizionarsi nelle posizioni più alte di queste catene globali del valore e queste posizioni più alte sono quelle dove c'è la maggior concentrazione di capitale umano, solitamente, innovazione, eccetera. Se non ci sarà formazione e riqualificazione del capitale umano e se per di più il capitale umano presente nei territori andrà sempre via perché come se non trovasse una domanda adeguata e non faremo altro che posizionarci su catene sempre più basse di questa grande catena di valore globale, pagando tutte le conseguenze in termini di salari, in termini di qualità del lavoro. Pensiamo di competere a un livello basso con la Cina sui costi e non soltanto sull'innovazione, sulla creatività, con delle conseguenze evidentemente catastrofiche, perché noi siamo abituati a essere posizionati a un livello più alto e tutto lo stile di vita che abbiamo si basa su questo, ma non è assolutamente dato per scontato oggi, perché se c'è un aspetto centrale della tecnologia che è assolutamente universale. Se oggi l'Africa decide di investire in digitalizzazione di alcuni processi produttivi, non è che riparte da zero, parte già dal livello tecnologico che è disponibile. Quindi evidentemente questo aumenta i livelli di competitività notevolmente.